Il sole splende finalmente sulla Fiera Antiquaria. L'edizione di ottobre, che gioca d'anticipo, vede la presenza di oltre 200 espositori dislocati lungo il classico percorso, nelle vie del centro storico, pronti a regalare ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della caccia ad oggetti di ogni tipo. L'appuntamento con l'antiquaria è arricchito in questa occasione anche da un evento espositivo. Alla Galleria Rosi Boa la mostra delle opere di Franco Fedeli, eclettico pittore e scultore toscano, tra cui 15 tavole dedicate proprio alla fiera antiquaria e realizzate nei primi anni 70. Torna infine anche Arezzo Selezione Vintage con due nuove location, il Palazzo di Fraternita e il Giardino Pensile della provincia. Sì, ci sono una 25-30 espositori tra uno spazio e l'altro che portano le loro collezioni, le loro idee, le loro rielaborazioni di pezzi vintage, quindi molto interessante. Sì, la qualità è alta perché queste persone sono appunto dei collezionisti che fanno ricerca, che vanno a cercare le cose nelle case o dalle persone che hanno chiuso delle attività o che hanno delle cose della nonna, di famiglia, di cui non vogliono disfarsi, insomma, quindi è interessante.